San Carlino. Intanto va precisato che la chiesa è dedicata alla Santissima Trinità e a San Carlo Borromeo, in quanto la preesistente chiesa e l'annesso convento appartenevano all'ordine spagnolo dei Trinitari Scalzi, e la chiesa era stata costruita nel 1611, l'anno dopo la santificazione di Carlo Borromeo, mentre l'appellativo di San Carlino è quello popolare, che fa riferimento alle dimensioni della nuova chiesa, la cui superficie, si dice, sia pari o minore delle colonne che reggono la cupola di San Pietro. Sulla scritta esterna, la data 1667, non devi ingannare, perché la facciata fu ultimata nel 1682. Autore Francesco Castelli, detto il Borromini, uno dei tre grandi maestri del barocco, di Bissone, Lago di Lugano, nipote acquisito di Carlo Maderno, e suicidatosi proprio nel 1667. Possiamo affermare che la chiesa è la prima opera in cui lavora da solo ed è anche l'ultima a cui si dedica. La facciata, giocata su ondulazioni ora concave ora convesse, amplia la sua superficie, scandita da 8 colonne sovrapposte in 2 ordini. In quello inferiore, ai lati del portone, nicchie con finestre ovali, con in basso lo stemma dell'ordine dei Trinitari, la croce tra le corna del cervo e 3 statue. La centrale, San Carlo Borromeo di Antonio Raggi, allievo del Bernini, anche lui ticinese, incorniciato dalle ali di 2 angeli che non si guardano, 1680. Osservate i capitelli delle colonne decorate con un proprio stile che fuoriescono dalla struttura, e lo stemma di Papa Wojtyla, anziché quello di Ratzinger, come già vedemmo a San Bernardo. Alla sinistra, il fondatore dell'ordine, San Giovanni de Matha, provenzale, e a destra San Felice de Valois, francese di discendenza reale. Forse quello in basso rappresenta una corona, che si credeva, e altri lo credono ancora, cofondatore dell'ordine. Opere del 1682 di Sillano Sillani, di cui non ho trovato traccia, salvo che ha scolpito una delle 140 statue del colonnato di San Pietro. Più o meno sta lì. La parte superiore, completata dal nipote Bernardo Castelli, ripropone il motivo delle 4 colonne con 2 nicchie laterali, con sopra il simbolo dei Trinitari. In alto, 2 angeli reggono un ovale, il cui affresco è perduto. Al centro, la finestra balconata è inserita in una deliziosa edicola. In alto, il campanile, rifatto dal nipote del Borromini nel 1670. La prima sensazione è di delusione. La chiesetta bianca non ha ricchezze da mostrare, ma osservando bene si vede la sapiente mano che plasma la materia seguendo un ritmo interiore quasi solitario, dove ogni vibrazione chiaroscurale è quasi una nota di uno spartito musicale, dove il tutto si ricompone. È naturalmente una mia opinione. La cupola è di forma ellittica e tra ottagoni ed esagoni si inseriscono le croci. Per in basso, 4 ovali realizzati da mastri scalpellini documentano scene di vita dei fondatori dell'ordine, di cui un compito fondamentale era la liberazione degli schiavi cristiani. Il pavimento, rifatto grazie a Donna Casilda de Iturrizar, benefattrice di Bilbao, è del 1898. La pianta, a forma ellittica, è un ottagono a linee curve scandite da 16 colonne. Nella pala dell'altare centrale, i 3 santi in adorazione della Trinità, opera di Pierre Mignard, francese, 1646 circa, mentre il tabernacolo in marmo potrebbe essere stato costruito sul disegno del Borromini, come le cancellate in ferro battuto realizzate da Giulio Cianchi. Sempre del Mignard, l'affresco perso sulla controfacciata. Subito a destra dell'entrata si apre una cappella monoposto, con tele seicentesche attribuite a tal Giuseppe Milanese. A sinistra dell'altare
l'altra cappelletta in onore di Francesco Barberini. Riposo dalla fuga in Egitto, Giovan Francesco Romanelli, detto il Viterbese o il Raffaellino, allievo di Pietro da Cortona, 1644 circa. Sugli altari laterali, le tele di Gian Domenico Cerrini, detto il Cavalier Perugino, sono nel convento e sostituite a destra da un'opera di Amalia De Angelis del 1847, L'estasi del beato Michele De Santi, attribuzione sicura per chi la firma. E a sinistra l'estasi del beato Giovan Battista della Concezione di Prospero Mallerini, 1819. Da un'entrata laterale si può accedere alla sacrestia con gli arredi seicenteschi e un quadro che rappresenta San Carlo Borromeo di Orazio Borgianni, romano, pittore caravaggesco, 1612 circa. A terra, il sepolcro del cardinale Giovanni Casimiro Denof, polacco, morto nel 1697, probabilmente il primo ad essere lì sepolto. In una piccola parte visibile del convento sono conservate le tele che originariamente erano ai lati dell'altare maggiore, Sant'Orsola, con corona, mantello, freccia, bandiera, con la croce come da iconografia, anche se va detto che la croce doveva essere solo rossa e non rossa e blu, che è il simbolo dei trinitari, e diciamo quindi una licenza poetica. Sullo sfondo le 11 vergini trucidate insieme a lei. L'altra tela è la Sacra Famiglia, che appare alle sante Agnese a sinistra con un agnello in basso a ricordare che fu trafitta la gola dalla spada, e Caterina di Alessandria con la corona a ricordare le sue nobili origini. Scendiamo nella chiesa sotterranea, che ha le stesse dimensioni di quella superiore, visibili i resti di un affresco. Qui si dice volesse essere sepolto Borromini, ma poi probabilmente ci ripensò e ora si trova a San Giovanni dei Fiorentini, accanto allo zio Carlo Materno. Vi chiederete come mai un suicida viene sepolto in una chiesa? Probabilmente perché si credette o si fece credere che il Borromini, al momento in cui si infila la spada nel petto, è inconsapevole, cioè non sa quel che fa, e tanto basta. Vediamo il chiostro. Semplicemente splendido, rettangolare con angoli convessi, presenta semplici colonne accoppiate che si proiettano nelle pareti e vengono riproposte nell'ordine superiore. Osservate nelle balaustre le colonnine alternate, al contrario. Suo anche il disegno del pozzo e della struttura in ferro battuto, testimoniato da un disegno conservato all'Albertina di Vienna, come pare anche i confessionali della chiesa. I lavori sulla chiesa e il convento sono documentati da padre Juan de San Buenaventura e da lui sappiamo che non solo il Borromini non volle essere pagato per il lavoro, ma con grande zelo partecipò alla costruzione, abile in tutti i mestieri, e il risultato si vede. Ultima cosa, sugli scaffali della sagrestia è in vendita un libro di Leros Pittoni dal titolo Francesco Borromini, l'architetto occulto del barocco. Ora, il fatto mi è parso inconsueto e ho riguardato certi particolari che potrebbero in effetti evocare una simbologia occulta. Lascio a voi gli approfondimenti, però io quel libro me lo andrò a leggere. La prossima visita sarà dedicata all'altra faccia del barocco, Sant'Andrea al Quirinale del Bernini. Un saluto come al solito da VidLab.